Bene signori, quest'oggi rispondiamo a delle domande. Allora, la prima domanda di oggi dice: mi trovo in una situazione in cui sono indecisa tra due uomini. Ho conosciuto uno di questi circa un anno e mezzo fa e questa persona non ha mai voluto una relazione seria, dice che non la vorrebbe con nessuno. Però ultimamente quando ci vediamo prolunga il tempo, ovvero è sempre a casa e alle volte magari fa lui le cose per me, quindi cucina, ci vediamo un film e poi ci sono altre dinamiche private che non dico per la vita privata. Invece l'altro ragazzo che ho conosciuto sempre circa un anno fa, anche se l'avevo incontrato su Tinder, mi dice: in questo periodo è stato in una storia seria, stava per fare delle cose molto serie, e alla fine ha deciso di lasciare questa compagna. Io mi ero esposta con questo ragazzo, dicendogli che se non fosse stato impegnato sarei magari stata interessata, e lui mi ha detto che mi vedeva come una buona amica, quindi praticamente ti ha frenzonato. Da qualche tempo però sta iniziando ad avere atteggiamenti diversi, perché mi ha invitato ad andare con lui in alcuni posti, un invito che però non si è mai concretizzato. E ogni tanto mi contatta in privato, al momento null'altro. Questo per chiederti che, non, e dire, non so gestire le situazioni, queste entrambe situazioni, e non so quale potesse essere la scelta più indicata. Allora, tra i due litiganti, il terzo gode. Cioè, se ti trovi a selezionare tra due ragazzi, ok, devi comunque identificare quale di questi ha un interesse genuino, e se nessuno dei due ha un interesse genuino, allora è il terzo quello che ci vuole, ovvero devi guardare altrove. Se ti ritrovi a frequentare due persone dove per esempio uno ti dice che è indeciso riguardo a una relazione stabile e l'altro ti dice magari che insomma ti vede come un'amica, quindi ti ha parzialmente frenzonato, fa fede quello che ti viene detto a parole, soprattutto se un uomo a dirlo e se è negativo. Quindi se un uomo ti dice negativo, guarda, non voglio questa cosa con te, oppure ti vedo in questa cosa, e quindi è un'accezione negativa, è realmente da credergli, quindi bisogna dargli aglio, bisogna dargli credito. E quindi il negativo ha una valenza, ha un rilievo. Ok? Detto questo, cos'è che devi tenere in considerazione? Il fatto che tra tutte e due nessuno di due va bene. Perché? In teoria. Ovviamente questo è quello che ti posso dire da fuori, no? Cioè, il primo non va bene perché non vuole una cosa seria. Quindi un uomo che viene da te e ti dice che non vuole una cosa seria, semplicemente è già scartato, comunque è già potenzialmente scartabile. Il secondo, invece, è un ragazzo che ti ha parzialmente frenzonata e tra l'altro ti frequentava, comunque vi conoscevate in un contesto dove lui già aveva qualcosa in ballo. Questo per dirti che cosa? Per dirti che sei tu adesso che devi metterti sul piedistallo e valutare queste due persone, quindi pensare a queste due persone come se fossero delle persone che sono derancate, cioè declassificate. Devi declassificarle. Allora, declassificare dei ragazzi significa dare a loro quella che è il giusto etichetta, quella che è la giusta etichetta, quello che è il giusto tag. Il tag è relazione occasionale, conoscenza occasionale. Dunque, cos'è che devo fare io se mi rendo conto di questo? Mi rendo conto che questi ragazzi fanno bene per qualcosa di occasionale e allora mi devo indirizzare verso una relazione stabile, mi devo indirizzare verso qualcosa che mi consenta, mi faccia pensare di poter creare qualcosa di stabile se è quello il mio interesse. E quindi un altro ragazzo ancora, un'altra persona che deve essere, tra virgolette, quella nuova che dovrà avere un'opportunità. Perché ti dico questo? Perché se ci pensi bene, con queste due persone tu parti da una condizione, da una situazione di meno uno, ok? Mentre con altri uomini partiresti in una situazione, in una condizione di zero. Cioè un uomo normale, quindi un uomo normale tra virgolette, ma un ragazzo che conosci da capo, da zero, è un ragazzo, o sarebbe un ragazzo, che tra virgolette rappresenta e rappresenterebbe, no, la partenza dal neutrale, quindi dal livello zero. Mentre un ragazzo che ti dà già un feedback negativo, ok, o comunque con il quale le cose già non vanno alla grandissima, è un ragazzo
con cui sta a meno 1. Quindi le cose devono riassettarsi, prepararsi per qualcosa di stabile e poi vedere come vanno e sperare che si evolvano. E allora questa cosa è funzionale? È funzionale pensare di creare qualcosa di stabile con delle persone che già ti hanno dato dei feedback, comunque dei segnali negativi, con i quali c'è già un'impostazione magari per qualcosa di occasionale? Se ci pensi, su linea generale, questa è la risposta viene da sé, quindi la risposta è no. Allora vuoi applicare una visione più ampia, vuoi esporti, vuoi andare fuori da quello che è il contesto all'interno del quale ti trovi, cioè fuori da questa situazione dove si pensa, ah ok, forse devo scegliere tra tutti e due, forse devi scegliere invece fuori di questi due, ok? Quindi di solito quando si frequentano due ragazzi, quello che dovrebbe risaltare di più è quello che ha un'intenzione ovviamente stabile, ok? Non selezionare quello meno peggio, ma selezionare il migliore. Quindi non vederla sul meno peggio, ma vederla sul migliore. Qual è quello migliore, quello che si dedica davvero a me? Se uno per esempio ti invita sempre a casa e non investe e tira fuori delle scuse private, le scuse private sono scuse private, rimangono a sé stanti. Sono scuse private che non portano da nessuna parte. Perché una persona che è davvero interessata, un uomo davvero interessato, non lascerà che delle scuse riservate, private o familiari, quello che siano, impediscano l'investimento nei tuoi confronti, ok? Salvo casi estremi, ma in generale no. Mentre dall'altra parte, un ragazzo che ti imposta già con un'amica e poi ovviamente fa degli inviti che non si concretizzano, è un ragazzo che ovviamente non ha un interesse genuino nei tuoi confronti e quindi già parte a meno uno, quindi bisogna fare un lavoro per vedere se questa persona si interessa o meno a te, quindi questa persona vuole investire o meno nei tuoi confronti. Quindi il tuo obiettivo sarebbe far sì che lui poi concretizzi queste uscite. Se non concretizza queste uscite non trovi una soluzione, non ci arriverai una soluzione, perché avrai sempre questa risposta ovviamente di limbo, quindi una fase di limbo. E l'etichetta che ti viene attribuita da questo ragazzo è un'etichetta di stile limbo, ok? Quindi tutto questo, ok, tutto quello che puoi pensare adesso è che gestire le situazioni, gestire tutte queste situazioni in realtà rappresenta soltanto la declassificazione. Quindi la soluzione è declassificare queste due situazioni e iniziare a pensare davvero a quello che vorresti sul serio. Tu che mi hai fatto questa domanda, sei all'interno del club riservato, ti consiglio di andare a dare un'occhiata al percorso seduttrice seriale che ho creato apposta per persone che stanno in questa situazione, in questa condizione. Quindi iniziare a farti quel percorso che ti porta, tra virgolette, a l'identificazione di quello che è un partner ideale che vorresti avere al tuo fianco. Fammi sapere come va, ti faccio in bocca al lupo e grazie per essere nel club. Chi vuole entrare nel club riservato e ricevere la mia assistenza, video risposte come queste e tutti i miei corsi, trovate il link qua sotto se è ancora attivo.